pensiero va sicuramente ai miei ragazzi e posso dire di essere orgoglioso di loro, orgoglioso dal primo all'ultimo, orgoglioso di tutti, perché oggi è stato un segnale importantissimo di rispetto per il lavoro che abbiamo fatto durante tutto l'anno. Ognuno ha voluto portare il suo mattoncino per costruire questa vittoria e parto da David Moss, perché David Moss oggi non poteva giocare, però ha fatto di tutto per poter essere comunque utile alla squadra, solo aver fatto il riscaldamento, aver fatto il primo minuto in campo è un segnale di quanto questo gruppo sia unito e quanto ognuno dei ragazzi tenga alla squadra e a far bene per quello che può. Settimana ho chiesto a uno di loro di dare il 100%, oggi il 100% di David era quello di fare riscaldamento e 30 secondi di partita, il 100% di Michele Vitali è stato rendersi utile per venire in panchina a referire, non potendo chiaramente giocare. Quindi questo è un segnale di quanto questa squadra sia unita e di quanto bene abbiano fatto i ragazzi che sono scesi in campo, perché comunque il lavoro di squadra è stato la base, se i giocatori in doppia cifra, tutti quei porti dove ognuno di loro non si è mai tirato indietro in qualsiasi momento dell'incontro. Quindi direi che l'orgoglio è la parola veramente chiave che per questi ragazzi, perché sono convinto che anzi, hanno dimostrato sul campo, hanno fatto una stagione talmente bella, talmente entusiasmante, che ci siamo anche creati la possibilità di andare domenica a questo regalo. E questo non era scontato, perché dopo la partita con Capodornandi, che è stata per noi disastrosa dal punto di vista degli infortuni, una qualsiasi squadra, ma tante squadre sarebbero potute crollare. Invece noi abbiamo passato un brutto momento, ci siamo rialzati, abbiamo continuato a lavorare duro in palestra, con concentrazione, e la partita domenica è un premio al lavoro svolto. Andrea, una squadra che ha centrato la salvezza con 4 giornate di anticipo e ha sperato la finale delle Final Eight, all'ultima giornata si va a giocare ancora la possibilità di fare la post season, di fare i playoff, te l'avessero detto a inizio campionato, gli avresti dato del pazzo probabilmente. No, del pazzo no, perché siamo persone ambiziose e di grande motivazione, quindi non parti mai con l'idea con credevo molto in questa squadra e il lavoro ha pagato, sicuramente ci sono state difficoltà iniziali, però una volta trovato l'assetto giusto, questa squadra ha dimostrato di potersi giocare con tutte. E io mi riferisco al parto dalla partita prima giocata a Brindisi fino alla partita di ritorno al Capo d'Orlando, dove chiaramente gli infortuni ci hanno poi danneggiato. Quindi se il bilancio deve essere in quella parte di e questa squadra, cioè, da veramente essere orgogliosi, essere contenti, entusiasti di quello che ha fatto e trascinati sempre da un grande pubblico, da un grande entusiasmo e anche stasera il Paolo Giorgio ci ha dato una grande spinta.